Smails, 10 Fiorini e 11 Sims per la squadra allenata da Garrett Walley. Siamo pronti, l'arbitro dell'incontro, il signor Gabriele Fracasso, sempre della sezione di Casarano, allenatore invece del Bayer Leverkusen, e Slavomir Czarniecki, abbastanza precisa, non squadra spettacolare ma costruita per giocare il pallone, palla a terra, senza grandi fronzoli. Allenato, come detto, da Slavomir Czarniecki, che ha smesso anzitempo la sua carriera da calciatore per un infortunio, 34 anni. Gli ultimi 12 passati come responsabile di esordienti e giovanissimi del Bayer Leverkusen. Ballo in aria, ballo, gol destro, rete! Tierno Ballo! Bayer Leverkusen 1, Manchester City 0. Al quarto minuto. Lo avevamo presentato questo giocatore. È riuscito a farsi trovare come ci aspettavamo. Le due squadre stanno facendo un gioco molto accorto, palla a terra. Non c'è un grandissimo spettacolo, ma c'è già, si intravede una preparazione tattica. Occhio a Ogumbi, la porta è vuota. Ogumbi, rete! Ogumbi! E il City trova l'1-1 con il numero 7. Henry Ogumbi, che ha scartato il portiere, ha calciato a porta vuota. 14 minuti, Bayer 1, City 1. La combinazione ancora Boyes, mentre fuochi d'artificio fuori dalla struttura di Castrignano. Presumo dei napoletani. Attenzione a questo cross, colpo di testa, la palla in rete! Ha segnato il City! Con Boyes, se non vado errato, con il numero 5, no? Boyes non ha segnato, saremo precisi tra poco. 2-1 City! Azione dal vantaggio di Ballo per il Bayer, si è passati al 2-1 con i gol di Ogumbi e Palmer. Il piccoletto con la maglia numero 15. Cross in avanti, prova ad arrivare sul pallone Sims. Occhio all'errore. C'è Ogumbi, Ogumbi, è velocissimo, Ogumbi, rete! 3-1! In un minuto il City prenota un posto in finale. Ancora con Ogumbi. All'11esimo ha approfittato di un errore clamoroso della difesa, che finora aveva subito solamente un gol. Bayer Leverkusen. Io ringrazio tutto lo staff di Caroli Hotel che ha permesso la riuscita di questo evento. Ringrazio Carmine Croce e Arima Produzioni, appunto, per la produzione, la messa in onda e tutto quello che ha riguardato la riuscita a livello giornalistico di questa manifestazione. Ringrazio lo staff anche del capo di Leuca con Mario e tanti altri amici che hanno aiutato me e Carmine Croce per tutte le informazioni e tutta la logistica del caso, con le immagini sulla folla che lascia le tribune della cittadella dello sport Giovanni Paolo II di Castrignano. Io invito tutti gli amanti del calcio a collegarvi nuovamente per l'ultima volta domani mattina dalle 9:30 in poi per le due finali. Ricordo, quella principale è tra Napoli e Manchester City. Un saluto.